Ha solo pochi anni di vita, ma ha già incontrato e fatto emergere giovani musicisti di strumenti ad arco che ora si stanno affermando nei teatri internazionali. Il concorso internazionale Claudio Scimone anche quest'anno ha incontrato candidati con un altissimo livello sotto il profilo tecnico e musicale, provenienti oltre che dall'Italia anche da diversi paesi esteri come il Kazakistan, la Corea e il Canada. Presidente della giuria è il maestro Nicola Guerini, giuria che ha selezionato per la seconda fase del concorso i 24 talenti che si sono esibiti nel concerto finale al Pollini. Il premio internazionale Scimone Pancolini se l'è aggiudicato Manuel Burieschi, siciliano, 17 anni, attualmente allievo del Conservatorio di Bolzano e già vincitore di premi assoluti nei concorsi nazionali e internazionali, a cui è andata anche la targa del Comitato UNICEF. Il premio Pancolini Giovane Talento, ex aequo, a Lodovico Paravicini, 19 anni, 7 primi premi e 2 secondi premi all'attivo, e Annalisa Bisceglia, 15 anni, di Bolzano, anche lei vincitrice di 3 concorsi. Il premio Giuseppe Tartini Pancolini a Giulia Celiachi, di Latina, 20 anni, già premiata nel 2021 con una borsa di studio nello stesso concorso. 10 le borse di studio assegnate quest'anno per un totale di 25.000 euro che serviranno a giovani musicisti per continuare la loro crescita e carriera. Tutti i vincitori si sono esibiti in un concerto dedicato al fondatore dei solisti veneti, Claudio Scimone, e diretto dal maestro Giuliano Carella, davanti ad un pubblico composto di moltissimi giovani che hanno potuto apprezzare come la musica continui ad essere per molti di loro l'aspirazione per una carriera professionale sui palcoscenici del mondo.